Allora, ciao, buonasera. Siamo nella Grotta dei Germogli, posto magnifico di Calcata. Da anni che esiste questo posto e viene attraversato da tante persone, da cui tanti artisti. Qui, per esempio, abbiamo una scultura meravigliosa che è di Angela Marrone, un abitante di Calcata che la fece, non lo so, credo 25 anni fa e l'ha regalata alla Grotta dei Germogli. Siamo qui per parlare uno degli artisti che ha attraversato Calcata. Io comunque, buonasera, sono Antonella, parlerò di Angelo Salzano, in arte Angelo Blu. Ne parlerò io, ha lasciato il corpo da qualche tempo, io sono la mamma di suo figlio, quindi ho l'onore di parlare e di raccontare la storia di Angelo Blu grazie a Elettri TV che ci dà questa occasione. E quindi comincerò a dire che nasce a Napoli, in provincia di Napoli, lascia la sua provincia, la sua casa molto giovane, adolescente. Da lì comincia la sua storia di artista, la sua storia di musica e di tantissime arti. Arriva a Roma, si sofferma a Roma per un bel po' di tempo. Adolescente, quindi incuriosito da tutto ciò che accade, da tanto fermento in questa città, sceglie di toccare diverse arti, tra cui la musica. Comincia a suonare strumenti, provare diversi strumenti, poi sceglie la sua armonica. Lui è un musicista, suona armonica a bocca e da lì. Quindi comincia tutta la sua storia. A Roma, adolescente, comincia ad improvvisare e soprattutto è un autodidatta. Quindi conosce persone, conosce artisti, musicisti, tutto questo in una piazza meravigliosa che è Piazza Navona. Da lì, che era un enorme fermento in quell'epoca, parliamo anni 80, inizi anni 80, era un enorme fermento, forse anche 70, se vogliamo, ora non mi ricordo bene. E da lì comincia la sua storia di musicista. Non molla più la sua armonica, comincia a viaggiare con la sua armonica da autodidatta e inizia la sua storia musicale in maniera più approfondita, sceglie lo strumento, come dicevo prima, e incontra diversi personaggi che lo supportano a valorizzare la sua armonica. Ha l'occasione di suonare con diversi musicisti già più preparati di lui, nonostante la sua giovane età, lo accolgono, lo portano con lui e riesce tranquillamente a farsi strada nel mondo della musica ed avere subito, quasi subito, un bel successo. Suona al Big Mama, quindi è un locale conosciuto, molto conosciuto all'epoca. Si accosta tantissimo al blues, quindi il Big Mama, molto conosciuto come locale rock blues, viene apprezzato tantissimo. Suona con Stefania Calandra, ha l'occasione di suonare anche con Alex Britti, sempre al Big Mama. Ha diverse esperienze importanti, si appassiona sempre di più, comincia a viaggiare con la sua armonica, comincia ad andare tutta Italia e suona, ha l'occasione di partecipare a dei festival, a degli eventi. La sua armonica si comincia a far conoscere in tutta Italia. Si sente pronto e preparato dopo aver avuto diverse esperienze di musica e va e si lancia anche in Europa, si lancia in America, portando il suo blues così graffiante, così intenso, uscendo fuori dai schemi. Quella è la cosa che contraddistingue Angelo Blu, la sua forza la sua forza interiore riesce a trasferirla totalmente nella sua armonica, un'armonica fantastica perché poi era una cartucciera, come la chiamava lui, una cartucciera di 12 armoniche che portava sempre con sé, con grande passione e amore, ha regalato musica. Questa è la cosa più importante. Noi di Calcata,
ci ricordiamo tantissimo di lui proprio per questo, perché regalava la sua musica. Appena poteva, lui era disponibilissimo, non era importante il riscontro economico, quindi era sempre pronto a suonare e grazie a questa sua modalità tantissimi di noi lo amiamo, lo conosciamo e ha avuto anche molto successo. Partecipava ad eventi dove era eventi, festival, soprattutto dove c'era bisogno di sostenere persone più deboli come bambini. Lui onorava questi eventi suonando gratuitamente, magari per i bambini, se mi ricordo bene, del sud-est asiatico, del Tibet. Ah, fatto parecchie, parecchie partecipazioni a questi eventi. Beh, era una persona totalmente cuore, totalmente umana, con le sue follie che noi conosciamo, ma aveva questo grande dono, il dono di regalare una vera musica che arrivava dritta, spedita al cuore di chi lo ascoltava. E ha avuto moltissime esperienze anche nel mondo del teatro. Ha lavorato con, oh, come si chiama? Io Pirandello, Michele Placido. Ecco, con Michele Placido ha fatto risuonare potentemente la sua armonica. Ha lavorato per film dove lui interveniva con la sua musica. Da lì e poi dal Big Mama l'abbiamo detto, ha contribuito anche al lavoro di Roberto Ciotti, contribuito, suonato, ora non so il termine giusto, ma era partecipe anche in quello, in diversi festival in tutta Italia, come ho detto prima, ma poi comincia a spostarsi anche a New York, dove il blues risuona potentemente, dove partecipa ai gospel e la sua presenza viene notata perché ha un'armonica molto forte. Parlando di Angelo Blu, e continuiamo la sua storia. È importante anche dire che ci siamo conosciuti 20 anni fa, più o meno, sì, 20 anni fa, e proprio qui a Calcata è stato un incontro magico. E l'ho incontrato proprio mentre suonava la sua armonica. Ovviamente io, come tanti e tante altre, siamo stati rapiti dalla sua energia che proprio la trasferiva totalmente, creava intorno a sé un'aurea potentissima con la sua musica. Poi è nato dopo qualche tempo Ravi, nostro figlio, e lui ovviamente orgogliosissimo di questo evento, anche questo magnifico nella sua vita. E ha continuato anche con Ravi, che era piccolo, normalmente a portare la sua musica anche con suo figlio, quindi gli ha insegnato diversi strumenti, tra cui anche l'armonica. Eccoci di nuovo, continuiamo a parlare di Angelo Blu qui nella Grotta dei Germogli, col nostro paesaggio meraviglioso, con la valle, col Treia giù che scorre. E io e Angelo ci siamo incontrati circa 20 anni fa. È stato anche quello un bellissimo momento magico che mi piace condividerlo con voi perché suonava in quel momento, eravamo all'aperto e lui stava suonando con un bellissimo gruppo, la sua bellissima armonica. Ho ripetuto bellissima, ma fa niente, ma è così. E da allora siamo stati insieme, nasce dopo qualche anno nostro figlio Ravi, ovviamente ha trasportato la sua musica anche a suo figlio, ma prestissimo, aveva 2 anni, 3 anni e Ravi già suonava l'armonica, benissimo poi fra l'altro, lo portava sui palchi con lui, era sempre dentro alla sua musica. Per Ravi è stata un'esperienza meravigliosa, è un ricordo importante, che abbiamo sia Ravi ma tutti noi qua di Calcata.
che abbiamo conosciuto molto bene questo personaggio meraviglioso che ha attraversato Calcata. Eccoci di nuovo qui in Grotta dei Germogli, un'associazione ARCI bellissima, meravigliosa, vi aspettiamo numerosi. E, la nostra valle dietro che ci accompagna sempre. E continuiamo a parlare di Angelo, Angelo che poi, dopo la sua grande storia musicale, comincia ad incidere dei CD. Dei CD, ricordiamo Mediterraneo, poi verso sud. E la cosa importante è in questo che lui scrive testi, canta, usa la sua voce, non solo la sua armonica. Anche se alcuni brani ovviamente è solo musica musicale, ovviamente la sua armonica, e entra nel mondo della produzione grazie a Gianni Gandi, un produttore che conosce all'incirca nel 2003-2004, e lo lancia insieme a Sabina Steiner, un'altra artista tedesca che accompagna Blu o che Blu accompagna lei nella sua voce bellissima di Sabina. E, ci lascia dei brani molto belli. Dobbiamo, e se volete potete andarli a trovare su YouTube, Angelo Blu, e trovate almeno 5, 6, 7 brani, e tra cui anche Mediterraneo e Verso Sud ci sono. Allora, un'altra cosa che ho raccontato da poco alle persone qua grandi di Calcata è proprio il fatto che c'è proprio l'aria, proprio acqua, che quando si entra, proprio, ma ognuno ha un pezzo di storia proprio di papà, di Angelo, proprio, soprattutto, come proprio l'ha pensato Angelo Blu, no, come io dico mio padre, no, no, proprio Angelo Blu. Ognuno ha una storia da raccontare, infatti proprio quando si entra qua c'è proprio anche magari il suono dell'armonica che proprio si sente tra i vicoli quando passi, e quindi è una cosa molto bella, mi piace molto stare qua a casa, proprio per questo. Thank you.